Giorgio Cerbai, poco fa, prima della premiazione, ha detto è anche un onore assegnare questi riconoscimenti ad atleti che hanno portato anche il nome di Arezzo alle Olimpiadi e si sono distinti non solo quindi in ambito nazionale. Insomma, ha parlato di voi come degli esempi da seguire anche proprio per tutto lo sport in generale. È una bella responsabilità? Ma sicuramente già vestire la maglia della nazionale è una bella responsabilità, però è anche quella spinta che probabilmente ti fa dare quel quid in più quando sei in gara. Ti abbiamo seguito nella preparazione olimpica e ti sei allenata ad Arezzo, giusto? Nel nuovo campo scuola? Sì, mi sono allenata ad Arezzo per la preparazione olimpica e anche già quest'anno, anzi forse più assiduamente quest'anno, mi alleno sempre al campo scuola di Arezzo. Senti, che ricordo, che effetto ti porti dietro di questa convocazione olimpica? Ma partecipare alle Olimpiadi sembra di fare il giro del mondo in una giornata, perché in un poco spazio ci troviamo tutte le culture, e anche perché ti rendi conto che quelli che sono i tuoi idoli, i tuoi miti, in realtà sono persone come te stesse, e questa cosa quindi ti sprona ad andare avanti e ad avere obiettivi più grandi.